Episodio 1. Alla ricerca delle macchie solari. Questo è il Sole. E questa è una macchia solare. Le macchie solari sono strutture scure sulla superficie della nostra stella, generate da un intenso campo magnetico che emerge dal suo interno. Sono state scoperte in Europa nel XVII secolo. Macchia, macchia, macchia! Galileo era ossessionato da queste strutture misteriose. Le osservò e le disegnò durante un'intera estate. Vide le macchie muoversi ed evolversi attorno al disco solare. Aveva scoperto la rotazione del Sole. Galileo scoprì che le macchie sono parte del Sole, ma purtroppo non poté studiare le loro caratteristiche perché poteva osservarle solo come macchie sfocate su uno sfondo luminoso. Il suo telescopio non era abbastanza potente per mostrare in modo dettagliato le macchie. Galileo sognava di riuscire a distinguere la struttura fine delle macchie per capire la loro natura. Ma per fare ciò avrebbe avuto bisogno di un telescopio ancora più grande e di una strumentazione avanzata. Purtroppo un simile telescopio era impensabile nel XVII secolo. Nel 1868, a Chicago, nacque George Ellery Hale, un astronomo che rivoluzionò la nostra conoscenza delle macchie solari. Hale progettò e costruì negli Stati Uniti d'America molti grandi telescopi. Uno dei più importanti risultati scientifici di Hale fu l'uso di uno strumento per osservare righe spettrali prodotte sulla superficie del Sole. Nel XVII secolo il fisico britannico Isaac Newton mostrò che la luce bianca, passando attraverso un prisma di vetro, si scomponeva nei diversi colori dell'arcobaleno. Se al posto del prisma usiamo un dispositivo migliore per scomporre la luce, possiamo vedere delle bande nere tra i colori. Queste sono le righe spettrali. Studiando le righe spettrali emesse dai corpi celesti, possiamo scoprire molte cose su di essi. Composizione chimica, temperature, velocità e anche i campi magnetici. Infatti, quando un gas è in un campo magnetico, le sue righe spettrali si dividono in due o più componenti. Oh, ma tutto questo era già noto ai tempi di Hale. Il suo più grande successo fu progettare spettrografi sempre più potenti in grado di osservare le righe prodotte dalla superficie del Sole. Hale osservò righe spettrali doppie nelle macchie solari, come quelle prodotte in laboratorio da forti campi magnetici. Egli scoprì nel 1908 che le macchie hanno intensi campi magnetici. Tuttavia, egli non poté scoprire molto di più sul campo magnetico delle macchie solari. La strumentazione che usava per produrre spettri gli permetteva di vedere soltanto le righe che si formavano nelle macchie solari più grandi, dove i campi magnetici sono molto forti. Per capire bene come sono fatte le macchie solari, abbiamo bisogno di potenti telescopi e spettrografi tanto grandi da riuscire a registrare simultaneamente diverse righe spettrali. Purtroppo questo tipo di telescopio era irrealizzabile all'inizio del XX secolo. Grazie al telescopio solare europeo saremo in grado di capire come i campi magnetici formano le macchie solari e le altre strutture che si osservano nell'atmosfera solare. Così il sogno di Galileo, di Hale e di molti altri scienziati potrà essere realizzato.